chi ha la Bibbia o il Vangelo può vedere al capitolo 14 del Vangelo di Matteo, ai versetti 13-21, il suo racconto della guarigione, scusate, della moltiplicazione dei pani e dei pesci. L'occasione qual è? Che Gesù partì su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Voleva un attimo di sollievo e di preghiera, lui con i suoi discepoli, ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, Gesù trovò di fronte una grande folla. Questo è un dato importante per capire il tipo di miracolo fatto dal Signore. Questa grande folla, dal punto di vista numerico, quante persone poteva avere? Allora, sia Matteo sia Giovanni dicevano così: erano circa 5.000 uomini, dice Giovanni. Matteo specifica, Matteo era quello, l'esattore delle tasse, era più abituato a contare di Giovanni, che era un pescatore, quindi è più preciso, e dice così Matteo: erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Allora, ho già fatto, lo faccio rifare. Uomini, alzate le braccia. Quanti uomini ci sono qui? Alzate le braccia. Uno, due, gli uomini. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove e dieci. E Don Marco 11. Giù. Donne, alzate le braccia. Perdiamo sempre noi uomini. Allora, siete quasi il triplo degli uomini. Ai tempi di Gesù le proporzioni potevano essere queste? Penso di sì. Se c'erano circa 5.000 uomini e c'erano circa il triplo di donne, quante potevano essere le donne? Oh. E siamo già a 5 più 15, 20.000. E i bambini? A quei tempi quanti figli si facevano a famiglia? 4, 5. Voi eravate 9. Io 4 fratelli. 12. 9 anche lì. Oh, 1, 2, chi è sta miseria? Serse, quanto ne avete voi? 8 Valentina e 5 Serse. 7 figli, tu, Pia, una sola, un'eccezione proprio rispetto alla regola di un tempo. Quanti bambini ci potevano essere a quei tempi? Allora, minimo altri 20.000. Siamo arrivati a quante persone? 40.000. Per avere un'idea, pensiamo allo stadio sportivo, ma non questo della Martinsicurese, quello della Serie A, la Juve, come si chiama lo stadio della Juve? San Siro a Milano, la Juve, Juventus Stadium, quindi diciamo 30.000, 35.000, immagino lo stadio pieno di persone, però una volta tanto non per le squadre sportive ma per Gesù. Allora, uno stadio pieno di persone, questa era la quantità di persone che stavano ad ascoltare Gesù Cristo. Quindi l'avevano cercato, Gesù voleva andarsene via, riposare. Loro lo hanno anticipato, hanno sparso la voce, è partito con la barca, dove sarà? Può scendere solo lì in quell'approdo, andiamo tutti quanti lì. E si raduna questa folla così grande. Però perché si raduna una folla così grande? Dice Giovanni che siccome Gesù guariva i malati, allora accorrevano tante persone. Quindi in questa folla c'erano molti malati. Anche qui numericamente, quanti potevano, se c'erano 40.000 persone circa, a quei tempi la medicina era molto più arretrata che oggi, quanti malati ci potevano essere? Qualche migliaio di persone male.
che dice, che dicono tutti i due, dicono: cosa fece Gesù Cristo? Gesù sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Domanda: quante guarigioni miracolose avvennero quel giorno? Almeno 1000 miracoli. Quindi cosa significava? Uno sordo e muto cominciò a sentire a parlare, quell'altro granato cieco cominciò a sentire, quello che stava storpio buttò via la stambella e cominciò a camminare, quel tanto portato sulla barella si alzò altrettanto, quello che era lebbroso, la carne è tornata normale con quello di bambino. Tutte cose così. Ma ci rendiamo conto la differenza tra allora e oggi, che quanto è abissale? Nonostante si sa che questo l'incontro si prega per i malati e si dà un cuore degli infermi, non riusciamo, difficilmente riusciamo a superare la capienza di questa stanza. Ma il livello di fede di oggi rispetto a quello del popolo di Israele, quanto è scaduto? Noi sacerdoti, collaboratori con l'opera del Signore, chi prega più per i malati? Chi insegna più queste cose? Quanto siamo scaduti? Questo è il motivo per cui non si vedono più queste maree di grazie fatte dal Signore, perché proprio il tono spirituale del popolo di Dio tutto, persone e capi, così in basso. E quanta fatica stiamo facendo per risalire la china, tutti, voi laici, io sacerdote, per riprendere quello che avveniva ai tempi di Gesù Cristo. E Gesù ha detto nel Vangelo, e dobbiamo viverlo, che chi crede in me farà le stesse cose che ho fatto io, anzi ne farà di più grandi. Quindi io, Marco Faria, devo fare più, le cose più grandi di queste qui che abbiamo letto nel Vangelo. Ma non perché io sono più bravo di Gesù Cristo, perché Gesù agisce oggi da risorto, non semplicemente da uomo che viveva nel mondo con i limiti del corpo, nel tempo e nello spazio. Agisce da risorto. Chi sta connesso con internet in questo momento può ricevere attraverso questo incontro una grazia a Milano, a Brescia, a Palermo o non so dove, semplicemente perché sta pregando e Gesù Cristo risorto agisce in risposta a quella preghiera dove sta la persona. Prima non lo poteva fare quando stava sulla terra. Allora c'è un cammino da fare, c'è da recuperare una potenza spirituale, una fede, una speranza, uno slancio per Gesù Cristo che oggi non viviamo più. E c'è da fare una battaglia tosta, perché o così il cristianesimo o niente, perché dappertutto oggi il cristianesimo è in fase di sfacelo, la gente frequenta sempre di meno le chiese, sempre meno vocazioni, qui il nostro pastore ha deciso di ridurre le parrocchie perché dice in futuro c'erano pochi preti e allora non basteranno per coprire le parrocchie, facciamo meno parrocchie, accorpiamone due o tre, un solo parrocchio e un solo parroco. Qui stanno aprendo la moschea, musulmani, Martin Sicuro, Via dei Castani, la prima vera moschea del paese. Prima c'erano due stanzette affittate, una della moschea dei senganesi e un'altra quella degli altri islamici. Adesso una bella moschea. E tutti si autotassano e finanziano questa cosa senza i fondi dello Stato, con le spese loro, a loro spese. Ci sono tre comunità di cristiani evangelici, questo ho detto più volte. Quindi le altre religioni si danno da fare, crescono. E noi cristiani che stiamo facendo? In Italia, la culla del cristianesimo da sempre. Qui in Italia sono morti Pietro e Paolo, i più apostoli più grandi. In Italia è sempre stato il Papa da sempre.
Tutti hanno sempre guardato l'Italia come la nazione più cattolica del mondo. Vogliamo rimanere così o consideriamo l'Italia in mano ai musulmani e altre religioni? Allora, ho detto questo che ho detto adesso, cioè il numero delle persone, i miracoli avvenuti in quella giornata di predicazione di Gesù Cristo, questo è il quadro nel quale si muove l'opera del Signore e questo grande miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci. Quando è una certa ora, diciamo che pomeriggio verso le 4, le 5, gli apostoli hanno detto Gesù Cristo e dicono, oh, Signore, qua non è che stiamo vicino al centro commerciale, qui la gente deve tornare a casa, prima di tornare a casa c'è gente che sta 15 chilometri, dico a piedi, dovranno mangiare o che cosa, se no se cascano per strada, non possiamo protrarre l'incontro all'infinito, bisogna chiudere, poi bisogna dire alla gente, quelli vanno nei paesi più vicini, si comprano qualche cosa da mangiare e tornano a casa. Se no la gente si casca per strada per la debolezza, per la mancanza di cibo. E allora Gesù Cristo dice, ma non occorre che vadano via, date loro da mangiare voi stessi. Il Vangelo di Giovanni racconta che uno dei 12 discepoli dice a Gesù Cristo, ma Signore, se tu ci dai l'incarico a noi, innanzitutto qui non ci sta un grosso panificio da poter comprare il pane per tutti, e poi 200 denari di pane non basterebbero, io adesso non so quanto corrisponde, mettiamo 10.000 euro di pane non basterebbero per tutti, per quanti sono, e Signore questi soldi noi non ce l'abbiamo, come facciamo a comprarli il pane? Gesù lo sapeva bene questa cosa, però aveva dentro di sé in mente tutta una serie di cose per fare un grande miracolo. E Gesù Cristo, quando fa dei miracoli, è meraviglioso perché ci pensa, sceglie più opzioni per renderlo il più meraviglioso possibile. Innanzitutto non dice niente a nessuno quello che lui ci aveva intenzione di fare. Guardate, noi siamo abituati che se non sappiamo tutto dall'inizio non ci muoviamo. Pranzo, ci deve essere il menù, antipasto, primo, secondo, con tutta la descrizione del pranzo. Televisione, palinsesto, ore 8 e 15 telegiornale, ore 8 e 25 telefilm e così via. Gesù non ha detto niente a nessuno, niente palinsesto, niente che spiegava il programma della giornata. Tiene tutto nel mistero. Non fa così sempre. Qualcuno qui sa, o Gesù gli ha detto tra 3 anni che intenzioni c'ha il Signore, qual è il progetto per te, per me. Il palinsesto del nostro futuro cristiano, qualcuno lo sa? Gesù ce lo dice man mano che facciamo il suo cammino. E a seconda di come reagiamo oggi a quello che lui ci dà, per noi si apre un futuro o un altro. Lo vedremo bene tra poco. Guardate, il rapporto nostro con quello che ha in testa Gesù Cristo, noi che facilmente diciamo che il Signore ha sbagliato, non comprendiamo, è simile a quello che c'è un bambino di 3 anni col suo papà. Un bambino di 3 anni, c'è questa bellissima bambina lì, ecco, lei nelle sue categorie mentali c'ha il giochino, c'ha il canale di cartoni animati della TV, c'ha una cosa che luccica, l'attira, una cosa. Il papà c'ha la rata del mutuo a fine mese, c'ha le bollette, i soldi, c'ha un'altra serie di categorie di pensieri, di occupazioni. Bambino mangia a tavola, dorme, e la casa per pagarla, per comprarla, la spesa, cucinare. Lui non sa niente di queste cose, quanto siano faticose, impegnative,
quanto tempo impiegano, si trova facilmente, poi che schifo che non lo voglio, tutta fatica per farti mangiare, cioè, pure non lo vuoi. Nella testa del bambino frullano delle cose che, messe a paragone con quello che frullano dentro la testa dei genitori, non hanno niente a che vedere. Nessun bambino riesce a scrutare con le sue categorie mentali quello che c'è nella testa del genitore. Questo lo sappiamo. Noi possiamo scrutare con la nostra testa quello che c'è nella testa di Gesù Cristo? Quando lui fa delle cose talmente superiori a noi, che il miglior atteggiamento nostro è obbedire e fare, basta, senza... Più ci ragioniamo e peggio facciamo con il Signore. Non arriviamo mai a capire, non arriviamo mai a gestire, a quando diciamo, oh, adesso ho capito come funziona Gesù Cristo. Quando noi diciamo questo, la prossima tappa, ecco, secondo che ha fatto lui farà così. Sicuro fa in un altro modo. Perché quello che noi crediamo di aver capito Gesù Cristo non è quello che lui pensa in quel momento. Non sto dicendo questo perché è cattivo, non ti comprendi, i suoi rispetti, no, perché è superiore a noi, e di tanto. E noi nel nostro rapporto con lui bisogna che ci abituiamo a questa distanza. Guardate che questa distanza esiste già nel rapporto trinitario, dentro la Trinità, tra padre e figlio. Chi si ricorda bene il Vangelo, quando Gesù Cristo parla del padre, dice: il padre è più grande di me. Gesù, da figlio di Dio, non da uomo Gesù di Nazareth, da figlio di Dio, dentro la Trinità, guarda il padre dal basso in alto. Il padre è più grande di me, è lui che mi ha generato. Rimane sempre superiore. Mai Gesù si mette il papà in saccoccia e ne fa quello che vuole. È superiore. Il nostro rapporto con Gesù Cristo sarà sempre così. Lui è il nostro superiore. Allora, noi guardiamo adesso come ha operato e quello che ha pensato Gesù Cristo, lo guardiamo a ritroso, dopo che l'ha fatto. Nessuno poteva pensarlo prima. Che cosa ha fatto Gesù Cristo? Allora, ripeto, lui sapeva che non c'era il pane da dare alla gente, che la gente doveva mangiare, doveva per bisogno fisico di natura, e lui dice ai suoi apostoli: datevi voi da mangiare. Quindi sta dando agli apostoli un comando che è umanamente impossibile a realizzarsi. Quando gli apostoli fanno gli demoni oggi l'inventario del magazzino, per sapere che ci sta di riserve alimentari, il risultato di questo inventario qual è? 5 pagnotte e 2 pesci. 40.000 persone. Paragone non regge. Gesù Cristo fa una preghiera di benedizione su quei 5 pani e 2 pesci. Guardate, tutti sapevano di tutto il potere di fare i miracoli. Poteva far da queste 5 pagnotte fare comparire una montagna di pagnotte. La gente andava a prendere quella propria e mangiavano. Ha fatto in questo modo il Signore? Questo modo di fare, cioè di risolvere il problema con un miracolo diretto, è tutt'oggi un modo non scelto da Dio per risolvere i problemi del mondo. Ditemi un po' quanto sono stupide tutte quelle persone che accusano Dio dicendogli: ecco, quanti bambini muoiono di fame nel mondo, e poi dite che esiste Dio, che è padre, che è buono, e perché allora fa morire tanti bambini di fame? Dio risponderebbe a questa persona: se a te stanno a caro i bambini che muoiono di fame, comincia tu a dargli da mangiare. Condividi i tuoi beni con i bambini, autotassati e fa la carità.
dillo ai tuoi amici, fate un gruppo, date voi da mangiare ai bambini. Attraverso la vostra carità io agirò per dar da mangiare ai bambini. Lo può fare la famiglia, lo può fare un paese, lo può fare uno Stato, lo può fare una confederazione di Stati, l'Europa, gli Stati Uniti d'America. Dio, nel suo modo di fare nei confronti dei bisogni delle persone, e il mangiare ne è uno, ovviamente non è solo quello, ha scelto di agire attraverso gli altri. Quanto è bella questa cosa. A me il Signore mi ha chiamato a farmi prete, che significa mi ha scelto per usarmi come strumento per fare del bene alle persone. Se lui faceva del bene direttamente e mi avesse escluso da questo modo di beneficare il prossimo, a me dispiacerebbe. Perché non mi usi, Signore? Usami per fare del bene, includimi nel tuo operato verso chi ha bisogno. Ognuno di noi è usato da Dio per fare del bene agli altri, in varie modalità. Già questa è una carità di Dio nei confronti di ciascuno di noi, perché ci include nel suo atto di amore verso chi ha bisogno. E questo ci rende realizzati. È una grande realtà. Date loro da mangiare, voi datelo. Allora Gesù Cristo benedice questa montagna, scusate, queste 5 pagnotte e 2 pesci, poi le spezza, da un pezzo a ciascun dei 12 apostoli, tra cui Matteo e Giovanni, e li incarica: se ci sono 40.000 persone, allora voi siete 12, quanti? 4.000 e qualcosa a testa. Abbiamo fatto sedere tutti quanti, su questo luogo c'è tanta erba, tu vai in quel settore lì, tu vai in quell'altro, tu vai in quell'altro, tu vai in quell'altro. Allora, immaginiamo che io sia in questo momento o Pietro o Andrea o Giacomo, uno degli apostoli. Il Signore mi dà sta mezza pagnotta, che poteva pesare mezzo chilo, 750 grammi, una cosa del genere, e devo andare nel mio settore dove ci sono 4.000 persone che hanno fame e attendono che io gli do da mangiare. Cosa penso? Porca puzzona, qua una figuraccia stasera. Ma come faccio da mangiare? Allora, se comincio a ragionare sul comando del Signore con la mia mente, dico, è impossibile che 4.000 persone mangino con questa mezza pagnotta. Anche se facessi briciolina a briciolina, come faccio a fare 4.000 pezzi di mezza pagnotta? E quelli, quando arrivano che gli do da mangiare con una briciola, mi ridono in faccia, mi trattano male, mi mandano in quel paese, penseranno che io lo stia a prendere in giro. Come faccio ad andare lì con una mezza pagnotta? Umanamente parlando, andare sulla base della propria esperienza umana e del proprio raziocinio significa fallire. Allora, se io, Marco Farina, faccio il prete col mio studio, col mio raziocinio, con la mia esperienza, sono un prete fallito. Mai avverrà un miracolo per causa mia, attraverso di me. Se ciascuno di voi qui presenti, nel rapporto con Gesù Cristo, farà soltanto quello che l'esperienza umana, il raziocinio, il ragionamento, le leggi di questo Stato, eccetera, nessuno di voi riceverà o sarà mai strumento di un miracolo di Dio. Perché? Perché noi ragionando, che cosa facciamo? E torniamo a Gesù Cristo, dice: Signore,
guarda, per favore non mi prendere in giro, non mi fa brutta figura di fronte alla gente, è impossibile che dia da mangiare a tanta gente questa pagnotta, dietela tu. Arrabbiati, offesi, perché la cosa è impossibile. Questo faremmo se usiamo il raziocinio. Gesù Cristo, quando ci dà un comando, ci ordina di fare cose umanamente impossibili. No? Adesso vi do qualche parola del Vangelo. Amate i vostri nemici. Se il nemico è il coniuge, invece di fare divorzio, lo ami. Se il nemico è il genitore di nato aterosclerotico e tu per liberarti lo sbatti in un ospizio, così non c'è più il peso di quello, ci pensano persone pagate fino a quando si muore, quello è un peccato di omissione, di amore verso il genitore. Nemico, perdonare, perdonate e sarete perdonati. È facile perdonare? La carità l'abbiamo parlato più volte. Gesù ci comanda sempre delle cose che umanamente parlando sono impossibili. Eh sì, se io lo perdono è come se dessi le vitamine che gli dico: c'hai avuto ragione a fare quello che hai fatto, ti ci perdono pure. Io fagli giustizia, devi riconoscere che ha sbagliato, devo fare pagare quello che ha fatto. Allora il Signore ci comanda delle cose che sono impossibili umanamente a farsi, sempre cose impossibili. Perché fa così Gesù Cristo? Perché lui vuole che noi impariamo a mettere la fede prima della testa, la sua parola prima dello svolgimento delle cose del mondo, della natura. Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno. Conta più la legge dello Stato o la legge di Dio? Perché Renzi ha fatto una figuraccia quando a porta gli hanno chiesto: ma tu sei cristiano, riconosci il Vangelo? Sì, ha detto di lui, perché da piccolo era uno scout. Però no, crescendo è andato in politica, io ho giurato sulla Costituzione, mica sul Vangelo. Quindi per lui da politico la Costituzione veniva prima del Vangelo. E infatti il suo governo è passato quello che mai in passato era passato come legge nello Stato italiano, perché ha messo prima la Costituzione italiana, prima del Vangelo. Allora, quando Gesù a me, apostolo, mi ha dato la mezza pagnotta e io devo andare al mio settore per distribuirla a 4.000 persone, devo fare un atto di fede per poterci andare e non sbatterla in faccia a Gesù Cristo dicendo che è un pazzo a ordinare cose impossibili. Io immagino, se il Signore me l'ha detto, qualche cosa succederà. Se il Signore me l'ha comandato, bisogna farlo. Che succederà? Boh, uno deve non pensare alle possibili reazioni di un eventuale fallimento per obbedire al comando del Signore. Capite? La fede, quindi, umanamente parlando, significa che tu fai un salto nel buio. Quale buio? Quello della testa. Elisabetta e Zaccaria, quando gli hanno detto che avrete un bambino, l'angelo è apparso, voi diventerete papà e mamma, che gli ha risposto Zaccaria: ma non è possibile, io sono vecchio, mia moglie ha pure passato la menopausa, già era sterile prima, è impossibile. L'angelo: come osate, nulla è impossibile a Dio, guai a te che hai detto questa cosa di incredulità, hai mancato verso di Dio che è più potente della natura. Dio è più certo della natura,
Se Dio dice una cosa, quella avviene, per quanto umanamente sia impossibile che questo avvenga. Gesù Cristo, quando è risuscitato l'atto della morte, aspettando che fosse 4 giorni che era morto prima di fargli il miracolo, perché voleva fare vedere a tutti che lui è il padrone della vita, può anche morire e il suo corpo andare in decomposizione, io lo risuscito. È più potente Gesù Cristo che la morte. Qui noi preghiamo per la guarigione fisica anche dopo che il malato è morto, se muore, perché se il Signore vuole risuscitarlo dopo la morte, lo risuscita. Allora, se uno dentro se stesso dà spazio al Signore, dà credito alla sua parola, credere, credito, significa che tu vai, obbedisci al comando del Signore, devi mangiare alle 4.000 persone con la pagnotta. Che significa? Che arriva il primo, 750 grammi di pane, fai una bella cena, a posto, finito. Ma come? Sendo una cosa, fammi mettere dentro, un'altra pagnotta. Beh, tu mangia pure tua moglie, tieni questa pagnotta, mangia pure tu. Oh, qua si è una bozza, un'altra mezza pagnotta. E così, finché tutti mangiavano. Allora, il miracolo, guardate quanto è grande questa chiave spirituale del mondo di Dio, il miracolo avviene mentre eserciti la fede, non prima, mentre eserciti, mentre obbedisci a Dio. Perché San Francesco diceva è dando che si riceve? Perché mentre dai, Dio moltiplica. Chi non dà, ricordate quando le parole del Signore dice che chi dà riceve in abbondanza, chi non dà gli sarà tolto anche quello che ha. Uno si poteva mangiare la sua mezza pagnotta, finito lì, non poteva fare nient'altro. Gli apostoli dando gli si moltiplicava, e la misura di Dio nel fare i miracoli, guardate quanto è diversa dalla nostra cosa. Quante volte, uno si va al ristorante, ordini il primo, ti arriva 50 grammi di pasta, uno pensa, ma mangi il primo, mi basta, dice, no, ti arriva 50 grammi di pasta, che tu quando le mangiati c'hai più fame di prima, perché quello ti ha scatenato dalla fame, e il ristorante ti ha fregato perché così c'è fame e devi mangiare anche il secondo, e fanno più soldi. Dio non fa così. Quando ha fatto il miracolo della moltiplicazione dei pani, l'ha fatto in un modo che tutti mangiarono e si saziarono. E il segno della sazietà è che non chi dava il pane, ma chi lo riceveva diceva grazie, basta, non c'ho più fame. E i pezzi avanzati della distribuzione furono raccolti, e lì, ecco, c'erano delle grosse ceste, non il cestino di pane che si mette sui tavoli oggi, le ceste di un tempo, non so se come ricordi, quelle grosse che o a 2 o a 4 mani, a volte a 6 maniglie si prendevano, 12 ceste forse così di pezzi avanzati, qualche quintale di pane avanzato. Quello è stato il risultato della moltiplicazione dei pani, quindi un miracolo che ha saziato tutti, e il segno della società era il pane avanzato. Ecco l'agire di Dio. Lo ripeto, il miracolo avviene attraverso gli apostoli, ma mentre gli apostoli esercitano il miracolo. Qui noi, in questa parrocchia, stiamo vivendo tutti i giorni queste cose. Se a Don Marco Pini, allo staff parrocchia di Calcutta, avessero detto
Nell'anno 2017 voi riceverete richieste per 50.000 euro per dare ai poveri. Dice, sì, ma chi ce l'ha 50.000 euro? Ha voglia a fare raccolte, autotassazioni, decime? Impossibile raccogliere tutti questi soldi, avrei pensato. Allora, quando uno fa la carità deve chiudersi gli occhi, tapparsi le orecchie e cominciare a farlo. Nell'esercizio della carità, Dio, che sa lui di quanto ha bisogno quel gruppo, quella parrocchia, quelle persone per fare la carità alle persone che verranno a chiederlo, fa arrivare il necessario fino alla stessa età per quelle persone. E uno arriva a fine anno, si fa i calcoli, ma tutto questo abbiamo dato? Ed è scappato fuori dalla provvidenza di Dio, che sapeva già tutto da prima, ma ti ha messo alla prova. Se tu ti facevi i calcoli non partivi per niente, le persone rimanevano senza il necessario e tu non avevi sperimentato il miracolo di Dio nella tua vita. Allora, quello che vale per il mangiare vale per tutto. Ci siamo in questa cosa? Allora, Dio ci chiede cose impossibili. Noi dobbiamo vincere noi stessi per farle. Guardate, nel campo spirituale, una delle tre grandi vittorie che ognuno di noi deve fare nel suo cammino spirituale è la vittoria su se stessi. Queste sono cose che non si dicono più. Prima si dicevano. Nell'antica spiritualità cristiana c'erano tre grandi nemici da sconfiggere: il diavolo, il mondo, noi stessi. Sconfiggere il diavolo è chiaro che è così. Se uno si illude di vivere senza fare battaglia col diavolo e senza riuscire a sconfiggerlo, è proprio un illuso. E Gesù, che sapeva bene queste cose, nel Padre Nostro ci ha insegnato a chiedere aiuto di Dio per sconfiggere il diavolo, con le due ultime espressioni del Padre Nostro: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Va chiesto tutti i giorni a Dio l'aiuto per sconfiggere il diavolo, che con le nostre forze non possiamo sconfiggere. Il diavolo, il mondo, ecco, il mondo di oggi ci aiuta a vivere la fede? Lo Stato italiano ci aiuta a vivere la fede? La mentalità comune ci aiuta a vivere la fede? Chi crede va sempre controcorrente. Dovunque sta, pure in mezzo ai preti, mi assicuro, controcorrente. Controcorrente. E chi diceva San Giovanni ai giovani nelle sue lettere: voi siete forti perché avete sconfitto il mondo e il maligno. Il mondo. Terza cosa da sconfiggere: noi stessi. L'esempio più evidente di tutti a questo riguardo è la preghiera di Gesù Cristo sul Getsemani, prima di essere arrestato. Gesù ha pregato, lui sentiva quello che gli stava venendo addosso, gli faceva una repulsione tale, tutto il male, il fango, la cattiveria, il tradimento, l'ipocrisia, l'irriconoscenza. Padre, se è possibile passi da me questo calice, non ci voglio passare lì in mezzo. Per quanto schifo gli faceva tutto quello. Gesù ha pregato perché Dio, che poteva tutto, salvasse il mondo in un altro modo. Dio, lui sapeva che Dio può tutto, salva il mondo in un altro modo, non poteva passare. Poi quando ha detto: no figlio mio, tu devi passare qui perché questo è il modo migliore di tutti per salvare il mondo. Sia fatta la tua volontà. E che facile dire questo. Quante persone abbiamo pregato che erano persone già pronte per il paradiso. Dio si è attappato le orecchie per non sentire la preghiera per la guarigione, perché se uno è pronto per il paradiso
e lo guarisce dalla malattia, facendo i conti, alla fine Dio gli farebbe un dispetto, perché sì, deve passare una sofferenza breve, dopo di là ci sta la vita eterna. Perché deve guarire la persona quando è pronto per il paradiso? Quando la persona è pronta per il paradiso, allora Dio non mi... No, Dio fa l'interesse della persona, sceglie la cosa migliore per quello. Allora, vincere se stessi per dire sia fatta la tua volontà, quando il prezzo per farlo è così alto, è duro. Eppure bisogna farlo. È una cosa impossibile a farlo per noi. Nella fede bisogna arrivare a sconfiggere se stessi. Un malato che dice, guardate come le cose, se un malato non ha una piena fede in Dio che lo guarisce e va secondo le regole della malattia o dei dottori, questo male è incurabile, punto e basta. L'attuale livello della medicina ti dà che tu puoi campare 3 mesi, nel migliore dei casi, puoi morire anche prima. Il malato, se chiede a Dio la guarigione, deve credere al di sopra di se stesso, al di sopra del male che lo sta uccidendo fisicamente, al di sopra di quello che dice la scienza umana, che lui può guarire. Anzi, deve credere che Dio lo vuole guarire, perché vuole il suo bene. Allora qualcuno dice, ma come? Prima ha detto il contrario. Adesso dice, sì, così. Perché Dio vuole sempre il bene migliore per la persona. Se una persona non ha finito di compiere la sua missione sulla terra, o non ha finito il suo cammino di compiere, perché alcune persone non muoiono mai? Perché non sono pronte per il cielo. Non muoiono, perché non possono morire. Perché se muoiono, povere loro. Allora, guarigione. Credere nella guarigione significa sconfiggere se stessi, sconfiggere la propria incredulità, andare al di là delle proprie misure mentali per basarsi su quello che Dio nel suo amore può fare per me e vuole fare per me. Allora vedete, se noi riusciamo a sconfiggere noi stessi, noi ci apriamo alla potenza di Dio che agisce nella nostra vita. Giovanni con la mezza pagnotta di pane diventò capace di soddisfare il bisogno alimentare di 4.000 persone con questa mezza pagnotta. Fu una cosa meravigliosa per lui, ma dovette vincere la sua incredulità per imparare a credere, a fare, a obbedire quello che Gesù gli diceva di fare. Questa è la cosa importante per noi. Questo è il cammino, qui noi ci scombattiamo su queste cose tutti i giorni. Abbiamo da sfondare il muro dell'incredulità. Il nostro muro, la nostra testardaggine, il nostro peccato, per riuscire ad essere credenti nel Signore e fare le cose come Lui con la sua parola ci dice e con il suo esempio ci mostra di fare. Allora, questo miracolo avviene, ma fu una cosa strepitosa. 30-40.000 persone hanno mangiato a sazietà. Poi, quando si tratta di miracoli, guardate, voi siete donne la maggior parte, quando cucinate non è che viene sempre bene il cucinato, a volte più sciapo, a volte troppo salato, a volte con del cellulare si brucia mezzo sì, mezzo no, qualche volta bisogna pure buttarlo via perché è molto male. Il pane fatto da Dio col miracolo era venuto male? Poteva essere cattivo? Non c'era nessun pane di una qualità alimentare così buona sulla terra come quel pane venuto per miracolo. Beh, Vangelo di Giovanni,
il giorno dopo tutti a cercare quel pane, volevano mangiare ancora quel pane lì. Questo miracolo era facile. Ecco, incontro di preghiera questa sera, quanti siamo? 50 persone. Se Don Marco Farina e la parrocchia Maria Teresa di Calcutta avessero fatto domenica pomeriggio ore 16, porchettate birra gratis per tutti. Quanti persone stavano stasera all'incontro? 1500, 40.000 persone, come di una moltiplicazione. Dalle diciamo, andiamo là, là è gratis, si mangia, dice. Così, fa caldo, non importa, la gente viene lo stesso a mangiare, suda, tribola, la notte non dorme, mangia lo stesso. Non è così? Perché è gratis, perché è la festa del mangiare. Allora, quella gente, Vangelo di Giovanni, che non si legge stasera, ma vi prego, capitolo 6, versetto 14 seguenti, leggetelo quando tornate a casa, dice così che una volta mangiato così tanto e così bene, la gente come ha reagito? Ah, dice, questo è davvero il profeta, quello che deve venire nel mondo. Allora, erano entusiasti perché avevano mangiato bene, senza pagare e senza lavorare. Allora, noi abbiamo un re che è un delinquente, Erode, quello che aveva fatto ammazzare Giovanni Battista, quello che è un zozzone, che era Erodia, la moglie del fratello, il guardone che guardava Salome, la ragazza che faceva le danze erotiche, quello ci spulcia i soldi con le tasse, ci spreme. Questo invece da mangiare gratis, questo è il nostro re. Quell'altro via, a furor di popolo, voleva Gesù Cristo come re. Per Gesù diventare re di Israele era un buon successo pastorale. Il re, il numero uno, comandava tutto lui. Gesù, gli andava bene questo come successo pastorale? No. Quando volevano prendere per farlo diventare re a furor di popolo, Gesù scompare, non si fa trovare. Non accetta di diventare re di Israele. Aveva in mente qualcos'altro, qualche più importante, di obiettivo da raggiungere. Già un'altra cosa. Chi sfugge il successo? Tutti vogliono gli applausi, tutti vogliono il primo posto, tutti vogliono. Gesù lo sfugge. Il primo posto di questo mondo, dovunque esso sia, il più bello, il più forte, il più bravo, il è sempre brutto. Non è il posto del Signore. Il posto del Signore sappiamo qual è. Qual è? L'ultimo. Sulla croce. Nasce a Betlemme, sulla stalla. Sempre più in basso degli altri. Il cristiano nell'ambiente di lavoro? Sempre più scalcinato, sempre più messo da parte, sempre più sobbarcato dei lavori che gli altri non vogliono fare perché sono più faticosi. Sempre questo è il fesso di turno. Allora, le persone vogliono prendere Gesù di farlo re con questo furore di popolo, con questo entusiasmo incredibile. E come reagisce il Signore? Guardate, Gesù parla a questa nuova folla che si era formata, guardate, ripeto, il giorno dopo, quindi questo miracolo ha due tappe, una quella del giorno del miracolo, l'altra quella della spiegazione di questo miracolo e di quello che adesso vi dirò. Dice Gesù Cristo a questa grande folla, in verità io vi dico, tra parentesi, questo ho detto tante volte nei catechesi, come si dice in ebraico in verità? Qualcuno si ricorda? Come si dice in verità in ebraico? In verità in ebraico. Amen si dice. Noi rimettiamo alla fine delle preghiere e traducendo in italiano diciamo così sia. Pessima traduzione, amen significa in verità, questa è la verità, è la formula del giuramento ebraico che sanciva che una cosa è vera. Quando Gesù Cristo diceva in verità dico,
diceva: amen, amen vi dico. Dire due volte amen significa che uno sta a dire non una verità, una grande verità, una verità, diremo noi oggi, al quadrato. Qual è questa grande verità? Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni. La mangiata del giorno di ieri per Gesù Cristo era un messaggio da dare all'assemblea, ma come sempre allora e oggi noi superficiali, una volta che abbiamo riempito la pancia è finita la cosa, non leggiamo dentro quello che è avvenuto il messaggio che c'era da leggere. Messaggio, segno di che cosa? Che cos'è un segno? Cartello stradale, senso unico, con la freccia. Lì si può andare soltanto in quel senso. Per terra, stop, ti devi fermare. Moltiplicazione dei pani, un segno. Segno. Allora, facciamo l'esempio che ho fatto stamattina, lo ripetiamo. Se io scrivo qui su un pezzo di carta la parola casa, C-A-S-A. Questo è il segno, quello che ho scritto, ma la casa è l'edificio. Io non posso andare a dormire dentro la parola scritta casa, devo andare a dormire nell'edificio. Però la parola casa indica l'edificio, è un segno di quella. Allora Cristo dice che la stessa differenza che c'è tra lo scritto casa e l'edificio della casa reale è la differenza che c'è tra la moltiplicazione dei pani e dei pesci, con tutto quello che ne consegue, con il grande fatto che lui è il pane della vita che ci sazia per tutti. E da lì a poco, capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, Gesù fa tutto il discorso sul pane della vita. Allora, capiamoci bene. Miracolo! 34.000 persone hanno mangiato dei pani buonissimi. Tutti sono sazi, tanto che vogliono fare diventare Cristo re perché ha dato da mangiare in quella maniera magnifica al popolo. Questo eccezionale, grandissimo, potente miracolo, un piccolo segno di una cosa molto più grande, che lui, Gesù, è il pane di vita per tutti, che sazia fino all'abbondanza. Questa è la verità. In verità vi dico, questo Gesù Cristo voleva annunciare e ha annunciato prima col miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, poi con le sue parole. Per tutti, non per qualcuno sì, per i battezzati cattolici e per gli islamici no, per tutti, per ogni essere umano, per ogni persona creata da Dio. Che significa pane di vita? Che, allora, sempre il paragone col cibo umano. Quando uno mangia il pane, che succede? Lo mastichi, lo stomaco con gli acidi, lo sbriciola, l'intestino assimila, che cosa assimila?
i carboidrati, gli zuccheri, se ci sta, mangio la carne e le proteine, che quando le mi fanno star bene, hanno dato vita al mio corpo. Se io prendessi l'erba tagliata del prato lì dell'anfiteatro e mi mettessi a mangiare quella, lì non c'è quello che mi serve per vivere. Se io prendo il laminato qua, lo trituro, lo macino, ci metto il sugo e poi non lo posso mangiare, non ci sta in questo laminato quello che serve per me per vivere. In Gesù Cristo c'è tutto quello che mi serve per vivere, quello che mi dà vita, è l'alimento numero uno di cui ho bisogno per vivere. E altro non mi dà, non mi soddisfa la vita. Perché il diavolo inganna le persone? Per esempio inganna a quell'uomo che, visto che con la moglie le cose vanno male, litigano sempre, uno è triste, che se tu cambi donna, se vai sulla bonifica o l'appartamento in via numero X e ti dà il piacere, sarai contento. Lo fanno le persone, prostituzione è una delle cose per le quali gli italiani spendono più soldi di tutti. Risultato? Che l'angoscia è cresciuta, che la gente sta ancora più triste, ancora più male, più portafoglio vuoto. Perché quella cosa, il prendere piacere da una donna che si offre per soldi, cioè che non ti ama, ti dà soltanto perché ci sei quattro di mezzo, non sazia la fame di amore che ha una persona. Non è un alimento corrispondente al fabbisogno interiore di quell'essere umano. È veleno per chi lo mangia. Cresce la sua angoscia e diventa mortale, abissale. Gesù Cristo possiede quello che mi serve per vivere, quello che è l'alimento che dà la mia esistenza, mi fa star bene. E quello che vale per me, persona, ma vale per ogni essere umano, uomo o donna, di Martinsicuro, di Milano, di religione diversa. Perché bisogna parlare di Gesù Cristo agli islamici? Perché Allah non dà il fabbisogno di vita di cui l'islamico c'ha bisogno. Non è proselitismo per aumentare il numero noi, per far diminuire gli avversari. È perché pure loro siano felici, perché scoprano la vita. Ecco che il messaggio di Gesù Cristo: andate e fate discepoli tutte le genti, nessuno escluso. E San Paolo: guai a me se non predicassi il Vangelo. A me il Vangelo mi ha cambiato la vita, mi ha salvato. E che faccio? Non lo dico a nessuno? Guai a me, mi manderebbe all'inferno più profondo il Signore se non predico il Vangelo. Questo è il fatto. Gesù Cristo è l'alimento fondamentale, numero uno per ogni essere umano. Capite la proporzione di questo? Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, straordinario miracolo, niente rispetto a questo miracolo molto più grande, che Gesù è il pane della vita. E se non volesse capire, ma Gesù Cristo da dove ha preso la forza di fare questo miracolo? Facilissimo, è lui il pane della vita. Ha moltiplicato il pane materiale. È più facile essere il pane della vita o essere il pane materiale? Lui che è il pane della vita ha moltiplicato i pani. Da lì Gesù Cristo prendeva la forza per fare i miracoli. Vi faccio un'altra conseguenza. Prima di aver fatto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, vi ricordate, abbiamo detto all'inizio della predica, Gesù ha fatto una caterba di altri miracoli, di guarigioni fisiche. Se il pane materiale era il segno del pane della vita, le guarigioni fisiche di che cosa sono segno? Io sono la resurrezione e la vita. Il Signore dice,
Gesù Cristo poteva guarire i malati perché lui era la vita, è la vita. Gesù Cristo poteva risuscitare i morti perché lui è la vita. Questo potere non ce l'ha perché gli è stato dato dalle stelle, ce l'ha di natura. Io sono la resurrezione e la vita. Sei malato, ti guarisco. Sei morto, ti resuscito. E se vale così per i corpi, la parte nostra più esterna e meno importante, quanto di più vale per la parte interiore? Per la morte dell'anima, per le malattie dell'anima che sono i peccati e i vizi. Le guarigioni fisiche, per quante Gesù ne abbia fatte, e tantissime, erano polvere, microbi di questa cosa più grande, più potente, universale per tutta l'umanità di tutti i tempi, della storia, di tutti i luoghi, che lui è la resurrezione e la vita. Allora vedete, se noi siamo venuti qui per chiedere qualche cosa al Signore stasera, se un malato è venuto per una malattia, questi sono miracoli facili per il Signore. Perché dobbiamo essere tanto esitanti, tanto di dubbio? Gesù può tutto. Apriamo il cuore a Lui. Crediamo in Gesù Cristo. Attribuiamogli quello che Lui ha di sua natura. In noi Gesù Cristo deve essere la resurrezione della vita. In noi Gesù Cristo è il pane della vita. Bene, adesso vi chiedo di fare una scelta. Se quello che ho detto, che non è parola di Don Marco, tutto l'ho fatto meglio che inventarlo io questa predica, se questo che ho detto è vero, se questo che ho detto lo riconoscete vero per voi stessi, allora alzate in piedi e professiamo la fede in Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima.